Ascolto un signore che parlava con un altro tipo, una classica conversazione da bar, immagino fosse politica, chi era a destra che difendeva le ragioni del governo, chi era a sinistra. E uno di loro dice, ma non vedi che sta aumentando tutto? E l'altro, quindi, ma è mica colpa del governo, è normale, c'è l'inflazione? E no! No signori, no, ci fregano da sempre! Un gelato e una banana restano sempre un gelato e una banana. È il concetto dell'inflazione della moneta che devi comprendere, che devi memorizzare. Servono sempre più soldi per comprare quella banana che ha la forma particolare e il gelato o una carota. Perché? Perché gli euro in tasca stanno morendo. Mentre il gelato e una banana sono sempre un gelato ed una banana, solo che ti costano di più, il valore della moneta si sta svilendo, non vale un cazzo. E sarà sempre peggio per gli euro che tu hai in tasca. Non ci vuole tanto, se ci pensate, ad arrivare a questo ragionamento qua. Se la banana è una banana e il gelato è un gelato, ma ci vuole di più, ci vogliono più euro per poterlo comprare, vuol dire che sta succedendo qualcosa all'euro e tu devi capire che cazzo sta succedendo. Perché la situazione può diventare molto grave, soprattutto in un periodo in cui stiamo per entrare in una guerra e in cui la storia economica e monetaria ci dice che le valute non si dimezzano rispetto a quanto già non si siano già svalutate. Alcune muoiono, soprattutto quelle dei perdenti, ci dice la storia economica. Il trasporto, il passaggio, il transito che la banana fa dal produttore al supermercato, la strada è sempre la stessa. Eh sì, ma la benzina costa di più. Eh sì, ma il gas costa di meno in questo periodo. Eppure tutto continua a lievitare come prezzi. Non sto dicendo che il trasporto, i problemi di approvvigionamento non incidano. Assolutamente. Come incidono i comportamenti umani, le sensazioni positive e negative che abbiamo di un momento particolare della storia della nostra vita, dove ci sentiamo più positivi e spendiamo di più, oppure stiamo un po' più con le braccette. Ma la banana e il gelato restano sempre una banana e un gelato. Il tragitto che devono fare per arrivare al supermercato, il tragitto o il percorso per poter metterle è sempre lo stesso. Quindi devi chiederti che cazzo sta succedendo agli euro, ai risparmi. L'inflazione monetaria, la svalutazione della moneta comporta come conseguenza l'aumento dei prezzi. Ma l'inflazione è sulla moneta. Poi va tutto di conseguenza sulla benzina, sul gelato, sulla banana. Senti cosa scrivono sti delinquenti della Banca Centrale Europea, quelli che hanno l'immunità a vita. Possono commettere qualsiasi tipo di reato che sono coperti da immunità. L'inflazione significa per la BCE che con un euro, no? Un euro oggi non è vale un euro domani, lo sai che è una barzelletta quella che raccontano i banchieri centrali. È normale che figurativamente un euro resta sempre un euro nel tempo, pure fra 30, 40, 100 anni un euro stampato resta un euro, ma il suo valore intrinseco se svaluta, non ci compri un cazzo. L'inflazione, dicono dalla BCE, significa che con un euro si possono acquistare oggi meno beni e servizi rispetto al passato. In altre parole, l'inflazione riduce il valore della moneta nel tempo. E il bello è che questo ce l'hanno da statuto, che possono inflazionare la moneta per il 2% ogni anno. Cioè, tu oggi ti sei accorto dell'aumento dei prezzi nell'ultimo periodo? Perché erano visibili a tutti. Tutti l'hanno visti, no? No! No! Non hai capito un cazzo! L'inflazione è sistemica, è decisa dal sistema, c'è sempre stata, è prevista dal mandato della banca centrale. Cioè, ultimamente te ne sei accorto, ultimamente te ne sei interessato, perché insomma, 10%, 8%, 2022, 2023, ma devi sapere che il sistema è impostato per incularci, per rubare risorse e risparmi, per impoverire e creare disuguaglianze. Tutto parte dalla moneta e questa sera io te lo dimostrerò. Anche i conflitti in casa su un debito non pagato partono dalla moneta. Tutto ciò ha delle conseguenze sulle persone, sulla qualità, sugli stili di vita delle persone. La povertà dipende da questi temi. Sia quando tu la vedi l'inflazione e te ne accorgi, sia quando non la vedi ed è subdola. Ricordati sempre che noi viviamo nel mondo delle fake news.
fake news stampate a gogo dai sistemi corporativi e aziendali, amici dei sistemi governativi. E oggi ne parliamo qui, in questa nuova puntata del Libertario Show, l'unico show dove l'ospite è una moneta scarsa, una riserva di valore. Partiamo. Fai come se fossi a casa tua. A euro is a euro. Today, tomorrow, the month, tomorrow is a euro. Non serve dirmi che le cose vanno male. Tutti quanti sanno che vanno male. Il potere d'acquisto del dollaro è zero. Le banche stanno fallendo. Che non c'è nessuno che sappia cosa fare e non se ne vede la fine. Euro today is a euro tomorrow. A euro is a euro. Today, tomorrow, month, tomorrow is a euro. Ben ritrovati a questa nuova puntata del Libertario Show stagione 2024. Accade nella storia dell'economia che le valute muoiono. È già successo, poi fate attenzione, si riparte, ma si riparte una volta che si è toccati il fondo, che la maggior parte delle persone hanno visto praticamente rubati i propri soldi all'interno dei conto correnti. Oggi andiamo a leggere i dati Istat, andiamo a vedere tutti quelli che sono i dati. Ti faccio vedere due o tre informazioni che dovresti ascoltare fino alla fine per comprendere lo scenario che stiamo vivendo, perché la realtà chiama, cari miei, e con la realtà prima o poi, se non vuoi nascondere la testa sotto la sabbia, ci si confronta. Dicevo, prima o poi si riparte dal denaro forte, si ritorna a collegare il denaro ad un sottostante, ne abbiamo parlato altre volte, l'oro, beni scarsi come il bitcoin, limitati, che diano delle regole al denaro. Ma dal mio punto di vista non siamo ancora vicini a quella morte. Ci sarà un altro giro di corsa, in modo che i politici, i banchieri centrali potranno dire che non ci sono problemi per creare nuovo denaro. Loro lo stampano quando ne hanno bisogno, fino a risucchiarselo tutto, a svilirlo completamente. Poi è chiaro, l'euro e l'Europa, che stanno entrando a piedi pari in una guerra indirettissima, che attenzione, potrebbero vincere, ma potrebbero perdere. No, perché qualcuno dice che la guerra l'Europa l'ha già persa. Sì, come no. Propaganda, signori, siamo solo all'inizio. È chiaro che una guerra a piedi pari potrebbe comportare la morte dell'euro, la morte dell'Europa, come ha detto Mario Draghi nell'intervista di ieri, dove ha ricevuto il banchiere centrale l'ennesimo premio a New York. Le guerre, dimostra la storia economica, dimostra un libro che se hai voglia di leggere puoi farlo, quello di Ray Dalio, Come affrontare il nuovo ordine mondiale. Di fatto è un libro di storia economica degli ultimi 500 anni e i vari passaggi di valute che ci sono state a livello mondiale. Puoi leggere, te l'ho già consigliato altre volte, il Bitcoin Standard. Nella prima parte, metà del suo libro, più della metà del suo libro, non parla di Bitcoin, ci parla di come in periodi di grande manipolazione di denaro, in cui i politici potevano promettere a destra e manca di realizzare ponti, dare redditi di cittadinanza, sussidi, bonus, nonostante la stampa, le disuguaglianze aumentavano, la povertà aumentava, e solo chi conosce le regole del gioco riusciva a trionfare, a vincere, a uscirne fuori alla grande. Ma comunque, senti qua, la teoria austriaca del ciclo economico, che di fatto è una teoria economica la più importante, diciamo, dal punto di vista libertario, della scuola austriaca, ebbene, gli economisti austriaci sostengono che le banche centrali siano la causa del cosiddetto ciclo economico. Cioè, cosa fanno? Con un continuo aumento della loro offerta di moneta. Questo sanno fare, no? Offrono moneta, inflazionano la moneta. Grazie a cosa? Al sistema monetario detto fiat currency, ovvero la moneta fiduciaria. Che, fate attenzione, perde la fiducia nel momento in cui qualcuno, se fa qualche domanda, inizia a dire
Boh, forse è meglio che con quei soldi mi compro un immobile? Forse è meglio che con quei soldi ci faccio qualcosa, ci compro dell'oro? Faccio una diversificazione in Bitcoin, visto le basi solide rispetto alla sua politica monetaria, che è quella migliore dell'oro, di fatto, perché l'oro, no, per dire, non è che si sa quando è la fine della sua produzione. Se continua a produrre, si sa che finirà la sua produzione, però se continua a produrre. Ebbene, i risultati di tale politica monetaria sono tassi tenuti artificiosamente bassi. E ora veniamo a noi. Cosa fai? Cosa fanno le persone quando i tassi di interesse sono bassi? Se vanno a comprare un cellulare. Anzi, visto che ci sono, me cambio pure la lavastoviglie e la lavatrice, tanto ho tassi di interesse bassi, la rata è molto bassa, compro tutto a rate, una vita a rate. Aggiusto, sistemo. Se una roba è guasta, ma che cazzo se ne frega? A rate, guarda, costa poco. Mi fanno 4 rate, il tasso è molto basso, lo faccio a rate. E così decidono pure di comprarsi una casa. Anche quando non se la possono permettere. 350.000 euro, 200.000 euro, spendo questo, ristrutturo, tanto mi chiedo un finanziamento, un prestito, ci pago la rata, non ci sto dentro. Non comprendendo che un domani, per quella scelta, per quell'incentivo che la banca centrale ti ha dato di comprare quella cosa, anche se non te la potevi permettere, le persone spendono di più di quanto si possono permettere. Ti ritrovi con il culo per terra, perché succede qualcosa in famiglia, succede qualcosa alla tua azienda per cui lavori o all'azienda tua, succede qualcosa nel mondo e tu quella rata non riesci più a pagarla. E quel disastro entra nella tua famiglia. Quel disastro comporta litigi, comporta dolori. È l'origine di tutto, che non si vede più in quel momento lì. In fin dei conti sono passati già 5 anni, 10 anni. Fai te, da quando avevo sottoscritto quel tasso di interesse e qualcuno mi aveva convinto che tanto la rata è bassa. Una vita a rate, con tassi bassi. Tutto dipende dalla politica monetaria, tutto dipende dalla moneta. Quante persone conoscete che vivono al di sopra delle loro possibilità? Non si concentrano a fare soldi, a creare un nuovo business, a crearsi una nuova entrata, a mandare a fanculo questo lavoro di merda, dove vengo semplicemente sfruttato, dove non si valorizza un talento, dove non insegno e non condivido qualcosa che mi piace fare e che so fare bene nella media. No, mi hanno insegnato che devo andare a lavorare, portare a casa uno stipendio. Poi sia che mi rompo i coglioni con quella cazzo di sveglia che mi sveglia alle 8:30 tutte le mattine e non vedo l'ora che arrivi il sabato e la domenica. Non vedo l'ora che mi diano le ferie, tanto che sono svilito. Non si concentrano, non riflettono rispetto ai soldi. No, rispetto a come sputtanare i soldi che neanche hanno. Questa è la condizione in cui vivono tanti dei nostri concittadini. Capite quindi come una politica monetaria possa incidere nella vita di ognuno di noi, ma vi dico di più, incide sugli stili di vita. Quanti fenomeni conoscete vicino di casa, un amico che si è comprato una macchina che non può permettersi, tanto le tasse sono basse, le rate sono basse, ce la farò a pagarla in 5-6 anni, tassi di interesse sono convenienti e se compra l'auto anche quando non se la poteva permettere quella BMW, quel SUV, quella Mercedes. Distrutto completamente il valore del risparmio. Tassi bassi incentivano nuovi prestiti. La stampa del denaro a gogo incentiva i politici a poterti promettere mari e monti, redditi di cittadinanza, nuovi ponti, opere che non servono a una minchia, super bonus, redditi universali, corruzione soprattutto. E come dicono gli austriaci, questi investimenti, perché alcuni prendono a prestito per investire, ma altri prendono a prestito per spendere, questi investimenti, quindi queste spese, in una situazione normale non sarebbero stati richiesti. E quindi è una collocazione della liquidità, del denaro, deficitaria e falsificata di questi investimenti, di queste spese, che poi ricadono sullo stile di vita tuo, sulla qualità della vita, di quello che ti accadrà nel futuro, cioè quando magari non riuscirai per una cosa o per un'altra a pagare quel debito. La società è corrotta dal denaro fake, dal denaro falso,
come direbbe il buon Kiyosaki. Infatti, il libro che ti voglio consigliare oggi è proprio questo: Fake. Leggero, non impegnativo e soprattutto ripetitivo, perché viviamo da decine e decine di anni all'interno di questo sistema e quindi è fondamentale ripetere questi argomenti, questi concetti, farli propri, comprenderli. E fai attenzione, ripeto ancora una volta, perché durante una guerra la situazione peggiora, si entra all'interno di un'economia di guerra e quindi cosa accade? C'è un rigonfiamento dei debiti pubblici, non solo per aumentare quelle che sono le spese militari, sanitarie, per aumentare quelli che sono i sussidi delle persone che rimangono a casa, e la povertà porta alla delinquenza, porta alla corruzione, che in Italia è endemica a prescindere dalla povertà. Forse sarà per questo motivo che Giorgetti e compagni, il nostro Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'ultimo DEF, no, che hanno approvato ieri, ci ha comunicato che ha deciso di vendere buona parte, una piccola parte del patrimonio pubblico detenuto dallo Stato italiano in modo da abbassare quel debito pubblico, perché sennò so cazzi. Ma detto ciò, la storia dimostra che le nazioni che entrano in guerra avranno una svalutazione monetaria e chi la perde porta la propria valuta a zero. Ecco perché vi ripeto ancora una volta, seguite chi cazzo vi pare, però no, quando sentite l'Europa ha perso la guerra, l'Europa non è ancora entrata in guerra, c'è entrata in maniera indiretta, possiamo parlare degli aiuti, di tutto ciò che insomma abbiamo rappresentato, ma ancora siamo agli inizi, convincetevene di sta roba e soprattutto cercate soluzioni, state sul pratico, state nel fare, fate qualcosa di proattivo in anticipo, pianificando, avendo una mentalità strategica per poter affrontare il mondo che sta per arrivare. Ma poi domani vi leggerò, in un video di domani vi leggerò le ultime parole di Mario Draghi, che è sempre uno molto diretto. Questo è il motivo per cui le persone cercano un investimento alternativo, cercano Bitcoin, cercano l'oro, no? E ultima la notizia di ieri, il più grande rivenditore statunitense di oro ha annunciato di aver venduto oro per un valore di oltre 100 milioni di dollari nel terzo trimestre nel 2023 negli Stati Uniti d'America. Chi paga quindi tutta questa situazione? I poveri, le povere persone che diventano sempre più povere. E poi cosa accade? Qual è lo schema dei partiti politici? Che arrivano i partiti politici che dicono che garantiranno ai poveri, ai lavoratori e ai dipendenti salari migliori, redditi di cittadinanza, redditi universali, sussidi, sostegni. Ovviamente guai se da povero diventi benestante o persino ricco, perché sennò poi non me vo di più. E per fare questo i politici di cosa hanno bisogno? Della ciccia, dei soldi, di poter sputtanare liquidità pubbliche per poter dire guarda, noi siamo più bravi. E si creano la destra e la sinistra, lo schema della Matrix, il gioco della democrazia. Tutto ciò per continuare a soggiogare, a volte ignorando, a volte involontariamente. Io ne vedo tantissimi che si propongono, ma hanno un'ignoranza a livello economico e monetario che fa paura. E questo comporta rendere ancora più schiavi quelle persone lì, perché è come un cane che si morde la coda. Tu gli dai più soldi, ma quelli soldi comportano un aumento dell'inflazione e della svalutazione monetaria, quindi li rendi più poveri. I poveri hanno bisogno di capire come si fanno i soldi. Abbiamo bisogno di capire e scoprire quali sono i nostri talenti. Bisogna insegnare come si fa a lavorare sulle passioni. Non hanno bisogno per tutta una vita dell'elemosina dei politici. Hanno bisogno di formazione, di educazione. Perché cazzo non si parla a scuola sin da subito di soldi? Subito, scuola elementare, bisogna far capire che cos'è la moneta, come funziona l'economia, che cosa vuol dire essere un imprenditore, cosa sono le tasse, cos'è un debito, come funziona la produzione, una catena di produzione. Perché non lo fanno? Perché sono maledetti. Questo è. Facciamo così. Mi calmo un attimino, faccio due bei respiri profondi, nel frattempo lanciamo questo video approfondimento di Elijah, passiamo dal sacro al profano, guardiamo i grafici,
rispetto all'andamento di Bitcoin e rientriamo in studio. Cari amici di Libertario, buongiorno o buonasera, benvenuti in questa nuova analisi. Ripartiamo da dove eravamo rimasti nell'ultima. Come sapete avevamo tracciato questa trendline, la più bassa, come prima resistenza. Aveva lavorato bene nel mese di marzo, eravamo in fase di chiusura della candle, adesso quindi possiamo affermare che la chiusura è stata bullish, e vediamo ovviamente come ha aperto anche la candela di aprile, che è ancora una lunga strada prima di chiudere, e vediamo come si comporterà. Allora, quello che avevamo prospettato era un ipotetico revisito nuovamente di questa trendline per testarla come resistenza, che a time frame più bassi, se andiamo a vedere su daily, c'è un Fibonacci bullish che prende questa gamba rialzista, quindi A, B, ritracciamento, C, ritracciamento finito, e il D che è un ipotetico higher high, o che si traduce in una TH anche per Bitcoin. Quindi la zona di 75-76K, che rimarrebbe comunque a ridosso di tutte le trendline tracciate come resistenza, quindi in caso di fake rottura di quelle trendline, 75-76 e successivo ritracciamento. Se così non dovesse essere, quindi non tiene come resistenza, c'è spazio per un push più ampio anche in area 78K-79K. A ritestare nel caso questa trendline, che dovrebbe agire nuovamente da resistenza, che appunto per via della sua inclinazione al momento chiama target sia a ridosso dei 78, giù di lì, in base un po' a come la si traccia, ogni grafico ha delle leggere differenze, ma ecco, dovrebbe essere questa la fascia di prezzo. Se vado a vedere sul weekly, sarebbe... andiamo a disegnare l'ipotetico forecast, una chiusura di questa settimanale, della prossima, dell'altra ancora, in una maniera tale che va a rompere, fakeare, diciamo così, fingere di rompere questa trendline, e successivamente da via al ritracciamento. Il ritracciamento non starò a ripetervi in base alle varie ampiezze a quanto il mercato virerà nel caso bearish o meno, o rimarrà bullish, li sapete a memoria, fino a quando non si palesano è inutile continuare a rimarcarli. Al di sopra della nostra testa ho iniziato già a tracciarmi le guide. Questa l'avevamo tracciata insieme all'ultima puntata, quindi con le shadow, e questa che prende addirittura l'ATH del 17 e il primo ATH del 21. Sono soglie di profit taking nel caso in cui Bitcoin mi vada a fare una price discovery e a far avviare una bull run, diciamo così, parabolica. Siamo praticamente a pochissimi giorni dall'halving, vedremo come si comporteranno i miner, vedremo come si comporterà il prezzo, e abbiamo davanti sia una lunga estate per poi arrivare in zona elezioni USA, capiremo anche un po' i tassi di interesse come si muovono. Nulla vieta, come sempre, all'asset a fronte di un retrace, che anche qua ribadisco quanto ampio sia, ipotizziamo che faccia un ritracciamento bullish in zona 50K, potrebbe benissimo spingersi fino a queste cifre, e sono, non so, i 90-95K, e anche fino a queste cifre che sarebbero i 110-120 sulla bocca di tutti. Sono estremamente fattibili e, nell'arco di questo lasso temporale. Va da sé che il retrace potrebbe essere anche più ampio, così come il target potrebbe anche essere più conservativo e quindi fermarsi solo agli 80K, faccio un esempio. Pur parlé. Ovviamente tutto ciò che sto dicendo in questo momento è oltre alle trendline, che sono una confluenza un po' troppo basica e non è abbastanza per costruire una strategia, rimane tutto più tendente allo sciamanesimo che non all'analisi tecnica. Ecco, quindi rimaniamo più vicini alla price action attuale e muoviamoci di conseguenza. Quindi, riepilogando, 75-76K fattibili nel caso in cui non tenga con la resistenza, extra push in zona 78K-80K e successivo ritracciamento di, a questo punto, ampia portata. Ampia per un analista significa 60K, per un altro 50, per un altro 40. Quindi in base alla strategia di portafoglio e al profilo di rischio che avete, valutate voi di conseguenza. Io al momento mi trovo al 50% dentro e al 50% liquido.
reputo che stiamo nel bel mezzo del nulla dopo una, diciamo, crescita esponenziale, quindi nel caso in cui vado in extra push faccio profit taking e torno idealmente al 40-30% dentro il mercato e 70% fuori. Come sempre non sono consigli finanziari, fate le vostre dovute ricerche, ci vediamo alla prossima analisi. Ciao my friend. Grazie mille ad Elijah per questo approfondimento. Io, insomma, lui ha detto che è sul 50-50, non lo so voi come siete messo, io vabbè, commentate se volete qui in basso. Sarà che io sono in questo momento molto, per adesso ancora molto positivo, boh, non lo so. E comunque mi è piaciuta, no, la battuta che stiamo per entrare in un mercato in cui bisogna essere degli sciamani, dove si va a mediare tra il mondo degli esseri umani e il mondo degli spiriti per comprendere dove potrebbe arrivare nel futuro il prezzo del Bitcoin. È di questo che ha bisogno il mondo, di una valuta forte, di una valuta ricercata, di una valuta scarsa che può aumentare di valore nel tempo. E non prendere per il culo le persone che sanno che tanto un euro oggi vale un euro domani semplicemente perché vedono che un euro vale un euro quando in realtà ci compri sempre meno. E con una valuta sana, come l'oro, come Bitcoin, che il prezzo per comprare la banana e il gelato sarà un prezzo giusto dettato dal mercato. Ma torniamo a noi, torniamo ai dati. Il potere degli acquisti, potere d'acquisto, scusate, e quindi dei tuoi risparmi, vi ricordo, sono ai minimi dei 28 degli ultimi 28 anni. Il potere d'acquisto degli italiani è al minimo da 28 anni. Dati Istat, nel 2022 i prezzi sono cresciuti, ce lo ricordiamo, dell'8,1%, mentre del 5,7% sono cresciuti nel 2023. Signori, non so se capite, cioè il 5,7% è un aumento che include l'aumento precedente. E quindi quando adesso ti raccontano che l'inflazione è al 2,4, al 2,6 media europea, quel 2,4 si calcola sugli aumenti già sono stati negli anni precedenti. Guardate qua, linea blu, inflazione in continuo aumento. Linea rossa, potere d'acquisto in continua discesa. Sapete qual è la notizia di questo grafico? Che siamo vicini alla fase del Golden Cross, dell'incrocio di queste due medie, di queste due linee. Ma tanto non c'è da preoccuparsi, no? Dicono, non possederai più nulla e sarete felici. L'Europa è un posto di pace, è nato per essere un posto di pace. Ci hanno insegnato a commemorare la Seconda Guerra Mondiale, la Prima Guerra Mondiale, i morti, la resistenza. Adesso vogliono farci fare una guerra. È una continua presa per il culo. Considerate che il combinato disposto di salari bassi, inflazione e tassi di interesse in continua crescita nell'ultimo periodo hanno continuato ad aumentare le disparità, hanno continuato ad aumentare la povertà, perché i poveri li vogliono ignoranti, non li vogliono educati nella gestione del denaro. E solo i ricchi, i figli dei ricchi, conoscono quelle che sono le regole dei monopoli, o meglio anche quelli che sono in grado di emanciparsi dal loro passato e quindi proiettarsi su una propria evoluzione, una propria formazione personale. E fate attenzione, dal mio punto di vista non c'è salvezza da trovare nei partiti politici, intendo, perché a livello individuale c'è sempre la salvezza. Se qualcosa ti si accende dentro, tu ti salvi. Se aspetti che la salvezza venga da fuori, tu sei spacciato. È quasi un principio quantico. Rispetta le leggi naturali, le leggi divine. Non c'è salvezza rispetto a tutti gli attuali partiti politici. L'1%, 0,5%, il 10% la Meloni, il PD, 5 Stelle, la Lega, tutti. Hanno tutti la stessa politica monetaria. Chiedono chi per il tramite della Banca d'Italia, persino, chi per il tramite della BCE, nuova stampa, nuova creazione di denari per poter promettere Mari e Monti, sennò chi cazzo li vota se questi non te promettono Mari e Monti? Ma così sono bravi tutti ad ammazzare la vita delle persone in maniera indiretta, come abbiamo visto nella prima parte di questa puntata. Considerate che l'Istat ha diffuso venerdì scorso i dati sul potere d'acquisto, in parte te li ho già riportati. Entriamo un po' più nello specifico. Ci dice che il potere d'acquisto delle famiglie
si è contratto di un altro 0,5% quest'anno, scusate, nel 2023, dopo l'1,8% meno del 2022. Colpa della corsa dei prezzi! Colpa della banana, del gelato e della carota, che ha costretto gli italiani a spendere di più per riempire il carrello della spesa. No, così dicono i telegiornali, le telefinzioni, i giornali. Falso! È falso! La moneta è corrotta! La spesa per consumi finali è salita di ben 74,6 miliardi, un aumento del 6,5%. Hanno dovuto spendere gli italiani 74 miliardi in più per riempire il carrello della spesa. Fate attenzione, occhio! Lo Stato incassa di più di tasse. Lo Stato così facendo abbatte il debito pubblico. Eravamo arrivati in zona Covid oltre il 150%, adesso ci troviamo al 140%, grazie a voi che contribuite. Il risultato finale è stato un crollo della capacità di risparmio, ammesso e concesso che ci siano ancora persone che riescano a risparmiare, del 6,3% nel 2023, che si va a sommare al meno 7,8% del 2022. Si tratta del record, dei record, il livello più basso dal 1995, degli ultimi 30 anni praticamente. Le stime dell'Associazione Bancaria Italiana sul livello dei depositi della clientela, i soldi che ci sono nei conti correnti, dicono che a febbraio ammontavano a 1.767 miliardi, 20 miliardi in meno rispetto a febbraio 2023. E dove sono andati? Sono andati verso la tassa occulta, sono andati dritti dritti nelle tasche dei liberali del governo Meloni. Ma quale liberali, signori? Questi, ve lo ripeto ancora una volta, nella migliore delle ipotesi, sono socialisti. Ma voi conoscete il bilancio dello Stato e quanto lo Stato spende per il bene pubblico? Che poi vuol dire, no? Vuol dire corruzione. Ma di cosa parlate? Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'ultimo bollettino di Banca e Moneta di Banca Italia, dove emerge che sui conti delle sole famiglie consumatrici, c'erano a gennaio 1.123 miliardi, gennaio, contro i 1.170 miliardi del gennaio del 2023. 43 miliardi di differenza sono spariti. Ma attenzione, perché la FABI, per completare il panorama, che è la Federazione Autonoma Bancaria Italiani, attesta che nel 2023 le famiglie e imprese hanno investito in obbligazioni di Stato 110 miliardi, di male in peggio. Ovviamente si sono salvati quelli che hanno investito sui mercati finanziari, quelli che sanno cogliere delle opportunità nella gestione dei propri risparmi, quelli che sanno come compensare le perdite della svalutazione di questa moneta. E infatti i dati sempre Istat ci dicono che lo scorso anno i redditi da capitale finanziario sono aumentati del 17,6%, perché quelli vanno tassati per aiutare i poveri, così rimangono sempre poveri e cioè possono votare a vita, anzi non te, non quel partito, poi cambiano, perché di norma se ne sceglie un altro, perché... E se va avanti così, qual è la morale? Che abbiamo una fascia di popolazione povera che si vuole volutamente tenere nella povertà, non formandola. Anzi, vogliono creare altri dementi, altri ignoranti a livello economico. E fai attenzione, non è un'offesa, è una constatazione di fatto oggettiva. Lo ripeto ancora una volta, io sono ignorante su tantissime altre tematiche. Si vuole tenere all'oscuro la gente su come funziona il denaro, su come funziona il mondo economico, su come si crea un business sulla base dei propri talenti, ma anche senza talenti. È sempre meglio che dargli una mentalità e formare continuamente delle pecore povere, che vivono nella povertà, che sono schiave della povertà. A volte sento queste lapici, no? Le frasi massime. No, ho fatto un investimento. Dici, ma dov'è che l'hai fatto questo investimento? Parli della classica famiglia media italiana. Mi sono comprato la prima casa, la vedo come un investimento. Siamo condannati. Anzi, sapete cosa vi dico? Che
che diano e distribuiscano sto salario minimo legale, che diano sto reddito di cittadinanza o sto reddito universale. Mettiamo in tasca pure un bel passaporto digitale. E magari all'interno di sto passaporto digitale mettiamoli pure un po' di euro digitali. Poi li mettiamo un bel codice a barre qui in testa. Poi se sembra brutto si può mettere pure dietro l'orecchio o qua dietro al collo, così non si vede. E alla fine diamoli pure un bel calcio nel culo. Trattiamoli come un cane. Shh, zitto, muto, devi stare fermo, muto. A euro is a euro, today, tomorrow, the month, tomorrow is a euro. Non serve dirmi che le cose vanno male. Tutti quanti sanno che vanno male. Il potere d'acquisto del dollaro è zero. Le banche stanno fallendo. Euro today is a euro tomorrow. A euro is a euro today, tomorrow.